Taylor Mega ricorda il breve flirt con Flavio Briatore in TV. Mi ero fissata. Lui il mio prototipo di uomo. Nel programma, Donne al Bivio, l'influencer ha raccontato anche della sua relazione con l'imprenditore. Donne al Bivio. Mi piace Briatore. Ospite di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai 2. Taylor Mega ha parlato di sé, della sua attività di influencer e anche della sua vita privata che qualche anno fa, per un breve periodo, è stata legata a quella di Flavio Briatore. Era il 2018 quando la ex concorrente dell'Isola dei Famosi ammise per la prima volta di aver avuto una relazione con l'imprenditore, allora da poco separato dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci. Ho avuto un flirt con Briatore. È durato pochissimo. Era prima dell'Isola dei Famosi. Io non volevo nemmeno che si sapesse. Mettevo su storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo, ha ricordato Taylor Mega, da sempre attratta dal manager di 43 anni più grande di lei. Mi ero un po' fissata. Sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane. Mi piaceva prima di conoscerlo di persona. Poi l'ho incontrato. Mi ha corteggiato. I due interruppero la relazione senza un motivo reale. È durata poco. C'è stato un ghosting da entrambe le parti, ha aggiunto. Oggi Taylor Mega è single dopo la fine della sua storia con Tony F, con cui è legata da grande affetto. Il suo sogno resta comunque quello di innamorarsi ancora. Mi piacerebbe trovare l'amore e avere una figlia. Speriamo.